finalmente sono qui con un nuovo video. Scusate se sembrerà che guardo chissà dove, che sono accecata, sono sparaflesciata dal flash, ma è vero, cioè ho proprio il flash del telefono acceso nei miei occhi puntato, quindi sto per diventare accecata per fare questo video. Però purtroppo, come vedete, la location è nuova, perché finalmente sì, mi sono trasferita. E quindi devo ancora sistemare l'illuminazione della camera. Vicino alla scrivania dove appunto posso fare i video è un po' buio, tra l'altro è sera, quindi non c'è nessuna luce naturale. Questo video sarà con lo stesso abbigliamento, trucco capelli, che poi trucco non c'è né in realtà, dettagli, ormai siamo tra amiche, ci guardiamo pure da struccate quasi. E quindi questo video avrà lo stesso outfit, come dicono le guru, di un altro video che sto per girare, perché solo adesso ho trovato 5 minuti per girare qualche video e quindi lo faccio adesso, che sennò chissà quando avrò un altro po' di tempo. In questo video volevo iniziare a raccontarvi l'esperienza che mi accompagnerà per 3 anni, ovvero questo, l'anno prossimo e tra 2 anni, visto che oggi, 10 settembre, ho iniziato la scuola di estetica. Finalmente ho iniziato la scuola di estetica, non vedevo l'ora, siamo stati l'ultimo corso a cominciare ed ero tesissima stamattina, non potete neanche immaginare. Appunto vi voglio raccontare come si struttura. È diviso in 3 anni, di cui 2 anni obbligatori e il terzo di specialistico, e ovviamente li farò tutti e 3. E si occupa di tutto ciò che deve saper fare un estetista. In particolare, per esempio, oggi abbiamo conosciuto il professore di dermatologia e il professore e la professoressa di pratica, che ha iniziato a spiegare. Ebbene, stasera stavo già studiando, infatti ho una faccia un po' così, un po' scimunita, stanca, perché comunque questa scuola non è nel mio paese, è a circa un quarto d'ora dal mio paese e quindi mi devo svegliare abbastanza presto per prepararmi e arrivare alla fermata della macchina, perché andiamo in macchina con un'altra ragazza. Questa scuola è una scuola privata, quindi ha un costo mensile per tutti i mesi dell'anno, è abbastanza elevato, sì, lo ammetto, non è proprio una scuola poco costosa, però in fin dei conti anche l'università si paga, cioè non cambia nulla, semplicemente però almeno in una scuola di estetica del genere come quella in cui vado io, so che uscirò dalla scuola e avrò già un lavoro, cioè praticamente già verso Natale dovrei poter iniziare a lavorare, almeno avere le basi per fare una specie di tirocinio, insomma. Le materie sono tipo 10, 15, non lo so. Vabbè, provo ad elencarvene alcune. Allora, dermatologia e pratica sicuramente, inglese, economia aziendale, diritto, igiene e alimentazione. E le altre non me le ricordo. Purtroppo ho anche il computer fuori uso, cioè non si connette a internet, non capisco per quale motivo. E quindi non posso andare a controllare sul sito. Comunque, sì, più o meno sono queste le materie. Ah, mani e piedi è un'altra materia. Sì. E poi boh. Fatto sta che domani ho 6 ore. Tutte con la professoressa di pratica, che ci ha già detto di studiare appunto quello che ci ha spiegato oggi, perché domani ci deve interrogare. È praticamente una scuola a tutti gli effetti, cioè ognuno ha il proprio banco, proprio quelli verdi con il bordino in alto nero dove si appoggiano le penne, il classico banco da scuola delle elementari. Si fanno interrogazioni, compiti in classe, la cosa bellissima, solo che non ce l'ho qua, non ve lo posso far vedere, è che per stare dentro la scuola praticamente bisogna indossare il camice bianco, quello da estetista professionale, molto figo. Il problema è solo che è una 40 e a me va grande, quindi mi devo arrangiare, sembro un po' tipo la bambina che si è messa nei robe della mamma.
Però non so, vedrò se almeno ho le maniche farle aggiustare, se si può, perché non potrei lavorare così, cioè, mi danno fastidio di sono troppo lunghe. Purtroppo effettivamente non hanno previsto il fatto che ci potesse essere una ragazza minuta come me. Per quanto riguarda la classe, siamo una classe di 14 ragazze per il momento, tutte donne, però mi hanno detto che fino ai primi di ottobre si può aggiungere altra gente. L'età media è tra i 18 e i 22-23 anni, anche se c'è una ragazza di 16 anni e ci sono una ragazza di 28, una ragazza di 30 e addirittura una signora di 44 anni. Quindi praticamente nelle classi, almeno nella scuola dove vado io, ci sono le età più disparate, diciamo, anche se ovviamente la fascia giovane è l'età che prevale, cioè l'età che va per la meglio. Che altro dirvi? La scuola nel costo, che appunto come vi ho detto è abbastanza elevato nel costo che ha, comprende anche appunto i due camici, d'estetista, una valigetta trucco che però danno al secondo anno e tutti gli esami, perché praticamente alla fine di ogni anno si fa un esame per passare all'anno successivo. In alcune altre scuole mi hanno detto che questo esame si paga a parte, loro non te lo dicono neanche, che dove fare l'iscrizione, che bisogna pagare questo esame. E quindi poi magari ti trovi lì, è finito l'anno, ti dicono, devi pagare 50 euro questo esame. Ah, ok, cioè me lo potevi dire prima, voglio dire. Quindi invece nella mia scuola, appunto, nel costo mensile, che ovviamente non dirò perché non mi sembra il caso, infatti anche quando chiedete sulla pagina Facebook della scuola stessa qual è il costo del corso, non vi rispondono perché giustamente è una cosa privata. Preferiscono dirlo privatamente alle persone realmente interessate e non sventolare ai 420 il prezzo del corso. Detto questo, sono molto felice di iniziare questa avventura e spero che mi aiuti, cioè sicuramente mi aiuterà a conoscere meglio la pelle, il derma, tutto ciò che riguarda il lavoro dell'estetista e quindi riuscirò a fare video con molte più informazioni. Infatti, ho intenzione di iniziare una rubrica appena avrò qualche conoscenza in più sulla spiegazione tipo di alcuni termini. Ah, le altre materie che facciamo sono chimica e fisica, credo, ed economia aziendale se non l'ho detto. Sì. Comunque, dicevo, spiegarvi più dettagliatamente alcuni termini che magari le beauty guru usano, però non a tutti sono abbastanza chiari, cioè non vi nascondo che io fino a poco tempo fa sentivo tipo struccante bifasico. Che significa? Che cos'è? Che cambia? E quindi sperando di avere le conoscenze giuste, appunto, cercherò di illustrarvi qualcosa in più, diciamo. Ditemi se l'idea vi piace, lasciatemi un like, spero che vi piaccia questa idea e che non mi venga copiata nel frattempo, non scherzo, perché non so se esiste una rubrica del genere, onestamente non ho neanche cercato su YouTube, perché non so come si può chiamare, non lo so. Infatti non ho idea del nome, se avete qualche buona idea, siete un po' fantasiose, ditemelo. Accetto consigli ben volentieri. Nulla. Questa era la mia esperienza dal primo giorno di scuola. Detto questo, nulla. Datemi i vostri consigli, scrivetemi nei commenti. Ah, solo una cosa che volevo dire, che ho una pagina, un profilo Instagram. C'era una volta un uomo inglese che sentì che rimproverava una ragazza italiana perché non si dice Instagram molto volgarmente, si dice tipo no, Instagram, una cosa del genere.
una cosa del genere, scusate la finezza, questa è il barese che ogni tanto mi ritorna. E quindi ho un profilo Instagram, il cui nome è linfa.17, seguitemi, che vi cambio sicuramente, se seguirò anche voi. Mi sa che ormai l'orario mi sta facendo impazzire. Quindi ho questo profilo Instagram, ho anche un profilo Facebook privato dedicato proprio alla pagina, quindi se mi volete contattare mi potete contattare anche lì, e si chiama Linfa Channel, che è collegato comunque alla pagina Facebook Linfa 17. Mettete mi piace, iscrivetevi, mi raccomando, e vi mando un grosso bacio, al prossimo video, ciao!